Bentornati sul canale di Fulcrotech, oggi unboxing della cover Spigen o Spigen, chiamatela un po' come vi pare, non so adesso la pronuncia esatta, magari scrivetemela con un commento. La nuova Spigen Ultra Hybrid per Nexus 5 in colorazione nera, confezione ovviamente molto semplice, nulla di che. Qua abbiamo il nostro Nexus 5 con cui dopo facciamo la prova. Ordinata da Amazon, pagata 14,96€, poi vi lascerò il link in descrizione per... se volete acquistare lo lascio anche in descrizione, disponibile in colorazione grigia, nera e rossa. Io l'ho presa in colorazione nera. Vediamo cosa c'è dentro, qua non c'è altro, c'è nera. Troviamo pellicola protettiva per Nexus 5, molto apprezzata in quanto non tutti includono una pellicola. Questo qua è un piccolo foglietto. Qua troviamo, vediamo se riesco a tirarli fuori senza rovinarli, i backplate o template, sono solo il loro nome esatto. Cosa sono? Sono delle immagini stampate che si vanno a mettere all'interno della cover, così poi sul rete diciamo si vedrà queste immagini, per Next, diciamo una personalizzazione aggiuntiva. Incluse sono queste due, saranno uguali per qualsiasi Ultra Hybrid che prendete, ovvero gli ingranaggi e una vedutella di una città che suppongo sia New York. Poi ovviamente con Photoshop è possibile anche crearsele personalizzate per ognuno con delle anche immagini proprie, poi vi lascerò il link in descrizione per come fare. Dunque, questa qui è la cover, il bordo è tutto gommato, è TPU, mentre la plastica sul retro è appunto plastica trasparente. Ci sono anche delle pellicole che vanno rimosse, non si riesce a mettere a fuoco se no la fotocamera fa un po' fatica quando è trasparente. Comunque ci sono delle pellicole che vabbè adesso non perdo tempo a rimuovere, le rimuoverò dopo, che vanno rimosse sia davanti che qua dietro, perché infatti se guardate con attenzione, vabbè voi non vedete per colpa della fotocamera che non mette a fuoco il trasparente, ci sono dei graffi che non vi dovete preoccupare, non è la cover ma sono appunto due pellicole, sono qua anche gli adesivi che dicono che vanno tolte. Proviamo a metterla nel Nexus 5, vedere un po' come sta, quindi le prime impressioni. Ok, ops. Allora, abbastanza facile da mettere, vedete qua retro trasparente e niente, a tenere in mano è abbastanza comoda, mi aspettavo qualcosa un pochino forse un po' più comodo. Ingrandisce un po' il telefono sia in spessore che in altezza, gli dà anche un po' di peso in più e mi ero abituato ad usarlo senza le varie cover, quindi mi ero abituato al suo peso originale, però comunque questa cover diciamo lo mantiene bello, perché il Nexus 5 lo trovo bellissimo d'estetica, e inoltre però gli dà ovviamente la possibilità di cadere diciamo senza rovinarsi, perché appunto dovrebbe proteggere, ovviamente se vi cade con un sasso lì non c'è molto da fare. Comunque vabbè, queste qui sono le mie prime impressioni, se avete delle domande commentate pure sotto il video, poi appena posso magari vi rispondo, oppure lo farò direttamente nella recensione completa che farò tra una settimana, non lo so, il tempo diciamo di testarla, vedere se col tempo si rovina, magari ci faccio anche qualche drop test, poi vi farò sapere, fatemi sapere nei commenti se siete interessati. Dunque per questo video è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e mi raccomando iscrivetevi per altri video. Da Fulcrotech è tutto, noi ci vediamo con il prossimo video, ciao a tutti!